Allora, leggiamo Isaia capitolo 6, questi, i primi versi, diciamo. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. Allora io dissi: ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa, il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi: eccomi, manda me. Allora egli disse: va e di a questo popolo: ascoltate pure ma senza comprendere, guardate pure ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, indurisci i suoi orecchi e chiudi i suoi occhi affinché non veda con i suoi occhi, né oda con i suoi orecchi, né intenda con il suo cuore e così si converta e sia guarito. Io dissi: fino a quando, Signore? Egli rispose: finché le città siano devastate e senza abitanti, le case siano senza alcun uomo e il paese sia devastato e desolato, e finché l'Eterno abbia allontanato la gente e vi sia un grande abbandono in mezzo al paese, rimarrà ancora un decimo della popolazione, ma a sua volta sarà distrutto, come però il terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti, rimane il ceppo. Così una progenie santa sarà il suo ceppo. Amen. Guardiamo adesso 2 Corinzi 12. 2 Corinzi 12. 2 Corinzi. Seconda lettera Corinzi. Allora, certo il vantarsi non mi è alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se col corpo senza il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non nelle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Inoltre, affinché non mi insuperbisca, per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole allora sono forte. Amen. Che Dio benedica la sua parola. La sua parola è messa e scritta in un modo che Dio può comunicare con ciascuno di noi e può quindi fare diventare ogni parola di queste scritture un seme, una semenza, che quando l'uomo ne entra in contatto, questa semenza la feconda. Se non ci fosse una legge che praticamente rendesse possibile la fecondazione, quindi com'è che si dice generalmente, la compatibilità, ecco, non succederebbe niente. Voi potete mettere, non so, un seme in un'altra cosa, non so, non succede nulla perché non c'è compatibilità. Ma Dio, diciamo, che ci ha creati, noi siamo stati creati dalla parola di Dio, no?
Ecco, quindi noi in tutto ciò, il nostro essere, siamo compatibili per ricevere la sua parola. E quando il Signore ci parla, lui può fecondare, cioè sa che la sua parola può trovare posto nel nostro cuore, perché il nostro cuore è compatibile alla sua parola, alla sua natura divina. È compatibile. Come carne di peccato, come uomo di peccato, come condizione di peccato, no. Ecco perché Dio si è fatto uomo, perché noi non potevamo in quel senso essere compatibili, però Dio, facendosi uomo, ha raggiunto quella parte di incompatibilità e gli ha offerto la possibilità lo stesso di poter accettare il Dio Santissimo nella condizione di peccato, affinché l'uomo potesse uscire fuori da questa condizione e potesse quindi entrare in quell'altra, cioè nella gloria di Dio. Qui vediamo, no, questi due esempi li dobbiamo unire e dobbiamo riflettere, perché ci offrono delle immagini veramente importantissime. Ci rileghiamo un attimino anche a quello che abbiamo detto l'altra volta, no, sul fatto che Gesù ha mandato i suoi discepoli in un certo posto dicendo: c'erano lì, c'è lì un'asinella, e prendete, scioglietela e portatela. Quindi Gesù entrò in Gerusalemme attraverso un'asinella, no? Vi era una profezia a riguardo, dicendo: ecco, il tuo re viene a te umile, mansueto, dice, montato su un'asina. Una cosa molto quasi ridicola, un re che viene, diciamo, montato su un asinello, cioè sembra quasi una favola, no? Però la profezia sottolinea questo valore: viene a te umile, e poi dice montato, notate la relazione, montato su un'asina, no? Ecco, e come abbiamo visto l'altra volta, nel primo libro del re, nel primo capitolo, si parla della successione del regno, no, da Davide a Salomone, e vediamo che in questo frattempo, in un momento magari anche in cui Davide era anche un po' debole perché era vicino alla sua morte, era vecchio, eccetera, noi vediamo che Adonia, l'altro figlio, egli era bello, lui era praticamente bravo, era, insomma, aveva le sue qualità, e lui si è eletto da solo. Vedete, fratelli, il contrario dell'umiltà: autoproporsi, autoeleggersi. Ha chiamato quelli che un tempo servivano Davide come per farsi forte: c'è il sacerdote, c'è il profeta, c'è questo, c'è quello, il capo delle guardie era Joab, e praticamente ha coinvolto tutto il popolo in una grande festa, si è presentato con dei carri, con dei cavalli, un fasto, diciamo, di presentazioni vanitose per attirare lo sguardo del popolo, e giustamente lui si è eletto re, il popolo è rimasto così. Invece Davide, quando Betsabea andò da lui per ricordargli che lui aveva fatto la promessa a Salomone che l'avrebbe succeduto, e allora Davide ha pregato il Signore e ha stabilito che Salomone doveva succedere al trono. E cos'è che ha detto Davide? Ha detto: fatelo andare in giro per il paese, dice, montato su una mula, e leggetelo re, dite, presentate il re in questo modo, seduto, montato su un asino, una mula, ok, è scritto una mula, afferrate, e il popolo che dice, suonate il flauto. Questo non mi fa vedere Gesù quando appunto entrò in Gerusalemme, tutti lo osannavano, gli mettevano le palme come strada, no? Vedete? Vedete la consonanza, vedete l'allegoria, vedete la somiglianza delle cose, cioè come per dire lo spirito di Cristo, no? Come si muove in relazione a una certa armonia anche delle scritture, delle figure, eh? Dio, lo spirito di Dio è in armonia con le cose che lui ha creato. Ora Salomone montato su una mula, e quello con tanti cavalli e carri, ovviamente offrivano due spettacoli diversi, no?
dice come questo è eletto re, si presenta così, quello è eletto re, bene o male, insomma, viene in un certo, si presenta in un certo modo, sai, prosperoso, forte. E invece Salomone si è presentato su una mula come si è presentato Gesù. Poi vediamo che nella vita di Salomone, arrivato a un certo punto della sua vita, sappiamo che Salomone ha cominciato a deviare. E quando egli cominciò a deviare, si legge che egli riceveva praticamente grandi quantità di doni. Fra questi vi erano i muli, vi era l'argento, vi erano tutte le altre cose, l'oro, eccetera. E in quel tempo, dice la scrittura, che l'oro era l'unico metallo di valore considerato da Salomone. E l'argento era diventato pari al valore delle pietre, però riceveva sempre doni di argento. Riceveva anche dei muli, ma egli fece conto sul numero dei cavalli. Notate come si è spostato. Ha spostato il suo centro. Vedete come attira, no? la vanagloria dell'uomo. E così Salomone è caduto. Si è spostato da quella, chiamiamola, dimensione di quell'asinello. È come dire, ricordati, no? Il messaggio che Davide gli ha voluto dare. Ricordati. Tu ti stai presentando umile, montato su una mula. Questa mula ti deve accompagnare, era questo il messaggio, ti deve accompagnare per tutto il tuo cammino. Ma gli ha preferito, sapete, l'argento. Ma sì, l'argento, c'è un significato spirituale che ci parla, che l'argento è il migliore conduttore di energia elettrica, il migliore in assoluto come conduzione di energia elettrica. L'argento è anche meno di valore dell'oro, no? Però l'argento, diciamo, aveva il suo scopo, il suo ruolo nelle scritture, tanto che anche la parola di Dio, che viene paragonata all'oro, viene anche paragonata all'argento. Afferrate il concetto simboli. Quindi nel togliere praticamente l'argento, l'ha sminuito, no? Cos'è che ci simboleggia questo? Mentre l'oro generalmente è raffigurato dalla fede, l'argento, che vale di meno, quindi è come dire che viene prima dell'oro, perché come scala è inferiore, come quando voi contate 1, 2, 3, il 2 viene prima del 3, no? Quindi l'argento, essendo inferiore come valore, però è il conduttore che ti porta alla fede. Afferri? Perché c'è una linea di demarcazione nella nostra vita spirituale: dalla fede in avanti, dalla fede indietro. Cioè, cosa c'è prima della fede? Cosa si muove prima della fede, cioè affinché io arrivi alla fede? E una volta che sono arrivato alla fede, come devo continuare? Dalla fede in avanti? Ecco, c'è questa linea che il credente deve averne la visione, deve vedere dentro se stesso come girano le ruote e i meccanismi dello spirito. Perché sennò spesse volte noi ci troviamo a parlare con dei fratelli, parliamo di fratelli, ma anche quelli del mondo. Se noi non distinguiamo se si trovano prima della fede, il loro stato, la loro condizione, o dopo la fede, noi non sappiamo che messaggio affidargli. Afferrate? Guardate che è così. Ecco il perché spesse volte voi trovate nella scrittura, per esempio, chi era il capitano delle guerre, che non mi ricordo se era Joab o Abner, dice a Davide, quando dopo la morte di Absalom, dice: ora va, parla al cuore del tuo popolo, parla al cuore. Anche Ruth disse a Boaz: tu hai parlato oggi al cuore della tua serva. Vedete? Cosa vuol dire parlare al... cioè, io mi rivolgo non alla tua mente, se puoi capire, se non puoi capire. Io mi rivolgo al cuore, cioè in quale condizione si trova il tuo cuore. Tale io devo raggiungere, tale condizione devo raggiungere. Quel tipo di seme ti devo dare, perché altrimenti, e cosa serve parlare di Dio in qualche cosa che quella persona non si trova non è allineato a quello? Allora tu hai la responsabilità, prima di parlare,
di studiarti, di essere in comunione con il tuo Dio. Ecco il concetto: ama il Signore con tutte le tue forze. Ristabilisci quel cordone per mezzo del quale Dio comunica con te, ti fa vedere, ti fa affacciare per un attimo nella vita di quell'anima, perché questo era quello che conta, fratello. No, sapere questo, quello che conta è il fatto che Dio vuole che noi parliamo agli altri, come trattiamo gli altri, che la sua parola vada a tutti quanti. Questo è quello che conta, perché da questo determina sia l'ingresso delle anime, la rete che prende i pesci, e anche la crescita delle anime. Non c'è soltanto venite, venite, ma poi ci vuole anche una crescita, vuole curarle le anime, farle crescere, altrimenti rimangono sempre così, capite? Cioè noi dopo impediamo alle anime di fare delle esperienze con Dio. Perché? Perché non offriamo un pavimento, una strada a ferrate affinché il Signore può camminare nella nostra vita, in te, può fare il suo percorso. Guardate che ci vuole un attimo a intoppare. Il Signore dice: non intoppatevi, perché intoppandosi, anche nei Proverbi dice, quando una persona, uno spirito abbattuto, dice, diventa come una città fortificata, si chiude e tu non riesci a penetrare più. Ecco il perché si dice di non dare cattiva testimonianza. Noi abbiamo bisogno veramente di comprendere, parlare al cuore, cioè significa dove si trova la tua condizione, cioè dove ti trovi. Allora ecco quel concetto, capire se si trova prima della fede. Dobbiamo parlare dell'argento, afferrati, il conduttore, quel tipo di rapporto che Dio ha con te, nel senso che vuole portarti alla fede in tutte quelle cose, in quelle visitazioni in cui Dio nel suo linguaggio ti vuole portare alla fede. Allora apriti a questo messaggio, apriti a questo e vedrai che ci arriverai alla fede. Se si trova già oltre la fede, allora tu puoi stimolare la fede di andare avanti, e di andare avanti nel ravvedimento, nel pentimento, e finalmente ad ottenerne una conversione. Capite? Ci sono due situazioni nell'ambito della fede. Quando Salomone distolse il suo sguardo all'argento, e come oggi si parla solo della fede, afferrate? Ma non, le anime si chiedono, ma come devo fare? Non so se mi capite. Si insiste sulla fede, la fede, la fede, solo abbi fede, solo abbi fede, e il profeta che parlava sempre della fede, la fede, e la fede, la fede, è diventato tutto d'oro. L'argento non ha più nessun valore. Cioè quello che viene prima, afferrate, è una cosa così delicata che se tu la trasuli, la svaluti, lo stesso valore delle pietre, che cosa succede? Che tu cominci a disorientarti, e poi al posto di guardare il mulo tu cominci a guardare i cavalli. Che bello questo! E così perdi la guida del Signore. Ecco, dice: ma come, uno con la fede? Eh sì, cosa abbiamo detto sempre? Potessi tu aver fede, disposto, tutta la fede. Questo mi impressiona, che Paolo dice tutta la fede, dice, se non hai amore, quel legame, quel filo conduttore, dice, tu non sei niente, il tuo oro non serve a niente. Questo è importante di comprendere. Ho fatto un po' un piccolo riassunto di quello che abbiamo portato, voi non c'eravate. Ecco, ora cosa guardi, vedete qua, abbiamo due figure. Isaia, che è tutto un tratto, ecco qua, entra in una visione spirituale, e comincia a vedere le cose come stanno dall'altra parte. Egli vede, e vede i serafini, che dice qua, erano sopra il trono, giusto? Erano sopra il trono, sono esseri volanti. Tutto un tratto, questi esseri volanti dall'alto, sopra il trono, scendono dove? Sull'altare. Prendono dall'altare il tizzone consumato, cioè cosa vuol dire? Se bruciava, il sacrificio era stato consumato. Non c'è motivo per l'altare di bruciare a vuoto, capite? L'altare non è per bruciare così. L'altare serve per metterci una vittima sopra.
e presentarla. Quindi egli trasse il carbone ardente dal sacrificio, dall'altare. Allora, colui che era in alto non venne direttamente a Isaia, ma passò prima dall'altare, cioè si abbassò fino al sacrificio, prese il carbone e dice: adesso io ti ho toccato le labbra, e dice, e parla della iniquità. Vedete, il sacrificio è: la tua iniquità è stata tolta. Colui che dall'alto non poteva andare direttamente, ma come? Dice qua: santo, 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 non poteva andare, cioè dici santo, 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 e hai bisogno prima di passare dal sacrificio. Vedete, fratelli, tutto il mondo angelico vive in eterna ammirazione di quello che Gesù ha fatto, tutta la gloria è là così, sospeso, col fiato sospeso nel riguardare l'agnello immolato che ancora adesso è nel cielo e sanguina per ciascuno di noi. Vedete? La gloria di Dio non può venire da sola, deve sempre passare, cioè deve sempre avere questo filo conduttore con ciò che è in basso, capite? Con il sacrificio, con la vittima. Questo movimento ha scosso la casa, il tempio, vedete? Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava e il tempio si riempiva di fumo. Allora dissi, io dissi, ahimè, sono un uomo immondo di labbra, cioè, Signore, nel vedere questo, tu hai fatto scrollare gli stipiti della casa, cioè significa del mio cuore, vedo le mie rovine, vedo me stesso, sono un uomo immondo. Eppure lui era un profeta, ricordatelo, non è che è diventato profeta qua, già nei primi capitoli Dio parlava con Isaia e diceva di profetizzare. Egli vide la sua iniquità, che spesso a causa di un potente ministerio, molti, nonostante che hanno le visioni, nonostante che Dio gli parla, nonostante che possano avere un grande ministerio, un bel giorno Dio fa i conti con loro, si presenta in una certa maniera e quando Dio comincia a scrollarli, le fondamenta del tempio sono state scrollate, e allora egli disse: ahimè, sono nei guai, perché sono un uomo immondo di labbra. Cioè il canale preferito di Dio attraverso cui parlare, sono proprio immondo di labbra. Ecco, il Signore è intervenuto. Vedete, fratelli, tante volte servo di Dio. E noi non sappiamo quanti un giorno, io ho fatto questa esperienza come Isaia, nel senso che tante volte, e come quella di Paolo, che tante volte magari mi sentivo forte in quello che ricevevo, ma poi arriva un momento in cui il Dio scuote le tue fondamenta e ti fa vedere realmente quello che c'è ancora dentro di te. E allora come Isaia, come Paolo, ho potuto vedere, diciamo, le mie debolezze. Allora, dopo questa esperienza, il carbone che ha purificato le labbra di Isaia, viene detto, poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò andrà per noi? E allora Isaia poté dire: ecco, mandami. Vedete com'è bello che il concetto mandami venga dopo un'esperienza profonda, non semplicemente da un dono, perché il dono, perché vedi questo, perché vedi questo, ma perché Dio raggiunge le tue fondamenta, ti mette in relazione con le tue debolezze, con quello che eccetera. Allora il Dio dice: chi andrà per noi? Non ha detto vai tu. Avete capito il concetto, che come Dio si espone con noi? Fa delle domande, tu devi dire sì, voglio andare io. Ecco qua l'aggancio. Dio non ti costringe, ma e questo significa, questo è il suo modo di parlare con noi. Cioè lui fa, come dice, si avvicina, cioè si propone, ma tu devi dire vieni. Ecco il concetto, il filo conduttore, cioè questo ti permette di accedere dopo alle cose grandi.
Perché? Perché ci sei condotto da lui stesso là. Tu non sei stato menefreghista, non hai stimato l'argento, cioè questo conduttore, ok? Non lo hai stimato così come le pietre. Cioè, non, come dire, ti sei preso cura di quei momenti in cui il Signore veniva a te e voleva comunicare, ti sei preso cura, non hai detto, ma sì, ma che cosa sei? Vedete? Non le hai rifiutate, hai permesso a Dio di venire, lo hai ospitato sempre e Dio ti ha fatto entrare nel mondo della fede nel modo giusto, fratelli. Chi andrà per noi adesso? Non l'ha detto prima il Signore, cioè prima che di scrollare, l'ha detto dopo che ha scrollato i fondamenti. Dopo che l'angelo, dopo che lui si è accorto della sua iniquità, dopo che l'angelo gli ha messo il tizzone nelle labbra e che ha purificato la sua iniquità, dopo se ne dice chi andrà per noi, E allora l'opera di Dio, di quello che ha ricevuto Isaia, si è manifestato, capite? Cioè Dio così manifesta i suoi. Non ha bisogno di fare clamore, basta che egli dice: chi andrà per noi? Il servo di Dio purificato salta come un coniglio, salta, afferrate, voglio dire, io sono qua, voglio farlo io. È come una persona che si sente, come posso dire io, un datore di lavoro che ha degli operai, sa che può contare su di loro, e allora egli dirà, dopo che gli ha dato la giusta disciplina, si presenta un lavoro scomodo, c'è bisogno di sacrificio, ma chi lo farà per noi? E allora dice, arrivo io, lo faccio io. Perché? Perché ha ricevuto, cioè si è sottoposto a un lavoro, alla disciplina di Dio. Allora basta che egli si propone, non ha difficoltà. Cioè non è costretto a scegliere lui, afferrate cosa intendo, anche se Dio sceglie, anche se Dio è lui che fa le cose, però dico, non è costretto a spingersi, come dire, a invogliarci lui, basta che dire, una volta che ha operato in noi, ok, quella santa consapevolezza, e non solo, ma anche il tizzone, cioè ci ha messo in relazione al sacrificio, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, ma quel tizzone bruciava, ricordatevelo il concetto fuoco prima, dice, questo carbone è, per così dire, ti ha bruciato la bocca. Devi sapere che le parole che escono dalla tua bocca bruciano come il fuoco. Difatti per questo dice la scrittura: dalle parole della tua bocca tu sarai giudicato, o in vita o in morte, cioè o per le cose della vita o per le cose della morte. Brucia le labbra di chi parla, fratello. Che Dio ci aiuti veramente a capire l'importanza di questa cosa. Alla fine dice, quando parla di queste cose, chi dice, voi vedete ma non vedete, udite ma non intenderete, cosa Isaia gli dice? Ma fino a quando, Signore, questo? Fino a quando è così che noi vediamo e non comprendiamo, che noi udiamo ma non intendiamo? Fino a quando? Fino a quando lo sterminio sarà completo? Fino a quando egli, scrollando e scrollando le nostre fondamenta, egli fa perire ogni cosa. Fino a quando, Signore? Egli rispose: fino a che le città siano devastate e senza abitanti. Il peccato nella tua vita deve sparire. Allora, questo concetto di poter avere dei miraggi, ok? E dire e scambiare la realtà con la fantasia, Dio ha detto e invece non è vero, io ho visto e invece non è, o hai visto secondo quello, capite? Questo concetto continuerà fino a quando Dio non distrugge tutto ciò che è interdetto a lui. Non dico nell'immediato, perché non è possibile, perché ci vuole una vita, cioè Dio piano piano, ma quelle cose che Dio sottolinea nella tua vita, come dire, oggi questo è quello che tu devi togliere davanti al tuo cammino, questa è la roccia, è la pietra che devi togliere, che devi rimuovere, cioè volta per volta, di quando Dio si presenta e insiste, non so, ti rimprovera anche attraverso i fratelli, ti rimprovera, cioè vuol dire che Dio ti vuole dire, oh, svegliati,
io voglio che questa cosa la devi togliere. Questa città fortificata, questi abitanti, questo in particolare lo devi togliere. E allora la tua visione comincia, delle cose di Dio si comincia a moderare, comincia ad aggiustarsi, ecco, e da lì dipende la nostra comunione con Dio. E quelle cose invece di cui io non sono consapevole, ecco, quelle cose tu devi stare nella giusta posizione di dire: Signore, come diceva Davide, investigami, non ritardare, Signore, anche uno dietro l'altro, investigami. Invece può darsi che di sicuro ci sono delle iniquità che io non conosco di me. Allora, quando Dio vede questa attitudine, lui sa come deve moderare il suo bisturi, come lo deve moderare. Cioè, oggi per esempio ti scopre su una certa cosa e tu cominci a vederla, e allora tu cosa fai? Lo prendi e l'affidi nelle mani di Dio, cioè lo metti nel laboratorio di Dio. Signore, intervieni e cominci a combattere in quella direzione. Un'altra volta ti fa vedere un'altra, vedete, è lui che ti investiga, è lui che sa. Dici: ma perché non lo fa tutto in una volta? Ma cosa succede quando tu vedi, quando tu sei delusa di te stesso? Cosa ti succede? Quando tu ti deludi di te stesso, di una cosa, di una, cosa ti succede? Cadi in depressione per una cosa che vedi di te. Una! Cadi in depressione! Figurati se Dio dovesse spogliarti completamente e tu vedere che cosa sei veramente, tu vedresti come a dire qualcosa di irraggiungibile. Dice: come faccio? Cadresti nell'esaurimento, capite? Allora Dio che cosa fa? Egli ti protegge. Ecco il perché ha messo questa cosa nell'oscurità, cioè nell'inconscio dell'uomo, affinché l'uomo non potesse vedere se stesso, se non perché Dio, che ha le chiavi, ti fa vedere. Dice, oggi ti prende e ti dice: scendiamo un attimino nello scantinato. Ma non c'è la luce là, sono io la luce. Vieni, io illuminerò soltanto le stanze che tu, quelle città, quegli abitanti che tu devi cacciare. Ovviamente con lui, noi da soli non siamo capaci. Vedete la relazione che c'è fra un serafino, che se non ricordo male è l'angelo più, è la classe di angeli, forse quelli più alti, no? Più elevati, deve scendere, deve avere un legame, una relazione col sacrificio, con l'umiliazione. Questo asinello, visto in un modo, da un altro lato, da un altro punto di vista, deve essere sempre là. Tu potrai un giorno dire cose meravigliose, fare cose meravigliose, ma montato su un asinello. Perché ogni tanto questo qua magari fa, scusate se faccio così, e tu ti ricordi che sei montato su un asinello, cioè ti ricordi che devi stare calmo. Dice: sei sempre montato su una sinistra, ricordati, capite? Non sei montato sui cavalli che poi ti gonfi come un pallone, oppure fai uscire fuori la coda del pavone dietro di te. Guardate, guardate, avete visto che cosa ho fatto? L'opera di Dio nelle mie mani, vedete? No, se ti dice: ricordati che sei montato su un asinello, ricordati che ti fa andare un attimino tutto traballante perché è il mulo, l'asino è goffo. Ricordati, questo è il concetto: cose grandi e cose umili unite insieme, altrimenti le cose grandi ti portano fuori da quel confine santo, ti portano fuori nel mondo della fantasia. La scrittura dice: aumenta le tue attività, aumenta i tuoi lavori, aumenta le tue attività e aumenteranno i tuoi sogni, capite? Aumentare non vuol dire tanto, vuol dire vai oltre la misura di Dio e allora aumenteranno anche le tue fantasie, i tuoi sogni, le tue visioni, le tue cose, capite? La stessa cosa, fratelli, lo vediamo in Paolo. Qui lo vediamo descritto, come dire, con un linguaggio più, ecco, del Nuovo Testamento, diciamo, no? Così, un po' più chiaro da un punto di vista, più diretto. Lui dice: io conosco, notate, conosco un uomo,
quasi quasi si sdoppia. Io conosco un uomo. Com'è che si dice generalmente? Si parla in terza persona così? Vedete? Come se non fosse lui. Guardate che questo è un modo saggio di parlare. È un modo saggio. Cioè, è un modo per non attirare troppo l'attenzione su di sé. Io vi dico le mie esperienze. Una volta io sono salito fino al terzo, capite come suona diverso? Io conosco un uomo in Cristo, capite? Dice che è salito fino al terzo cielo, ha udito cose ineffabili, ha visto cose meravigliose, e poi dice: io mi glorierò di quel tale. Notate ancora come terza persona: io mi glorierò di quel tale, per non dire io mi glorierò di quel tale, di quel tipo di persona che poi parla semplicemente del suo uomo spirituale, che vive in quei luoghi. Ma non mi glorierò di me stesso. Quando parla di sé, quando comincia a parlare di un pronome personale, egli dice: non mi glorierò di me stesso, vedete? Se non delle mie debolezze, afferrate. Vedete il legame fra ciò che è elevato e ciò che è umile. Devono esserci questi due poli, tu devi stare nel centro per camminare in equilibrio. Spero che è chiaro quello che sto dicendo. E dopo questo, poi notate anche qua, dice: anche se io volessi gloriarmi, dice, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo. Cioè, l'uomo spirituale non fa sfoggio, non apre la coda. Dice: io potrei farlo, e so che direi la verità, ma mi astengo da questo. Vedete il concetto anche, quel tale, cioè, l'uomo di Dio respinge la gloria, cioè parla in un modo che non attira lo sguardo a se stesso, ma come se parlasse di un altro. Capite? Fratelli, sono quelle cose delicate, fanno parte delle realtà dello spirito. E dice: io me ne astengo affinché nessuno, cercate di visualizzare, nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. È chiaro? Lo scopo è questo, affinché gli altri nel guardare non possano dire: che esperienze che ha questo fratello, no? E rimangono affascinati. È a causa di questo fascino che poi, fratelli cari, si disorientano, qualche cosa nella loro condizione spirituale si inclina, e il loro raggio poi sarà fuori piombo rispetto a quello di Dio. Sono cose delicate, fratelli. Dopo questo, questa consapevolezza, di che cosa ci parla Paolo? Inoltre, affinché non mi insuperbisca. Il Dio mi ha messo uno stecco nella carne, una spina nel fianco, per non insuperbire. Per che cosa? Per la eccellenza delle rivelazioni. Quelle cose di cui lui si vanta nel senso, quella condizione spirituale che gradisce, che vanta di quel tale che salì nel cielo, per non insuperbire, il Dio l'ha messo in una condizione, diciamo così, perché noi non sappiamo bene di che cosa si tratta, di questa spina nel fianco, non sappiamo che cosa sia, ma è detto in questo modo affinché ognuno di noi capisca che ciascuno di noi ha una parte in questo senso qua. A ciascuno di noi c'è una spina, una scheggia nella carne, e qual è lo scopo? Di non insuperbire. Ora, in una certa analogia, questa scheggia nella carne, questa condizione è pari al concetto asinello. Egli ti dà cose grandi, ma se tu
monti questo asino. Se sei pronto a farti deridere, dici, guarda quello lì, parla delle cose eccellenti e poi si presenta in questa maniera, capite? Il concetto umiltà, che Dio ti vuole mantenere umile, perché se no tu, messo di fronte alle eccellenti rivelazioni o benedizioni o miracoli o quello che sia, tu oltrepasserai quel confine e andrai in man di Satana. Fratelli cari, bisogna fare attenzione, è troppo troppo importante. E allora Dio ha stabilito una sorta di legame, due poli, uno che mena verso le cose alte, due sfere così, e uno che ti mantiene, come per dire, con i piedi per terra, in modo tale che tu cammini in modo equilibrato. Grandi cose, ma montato su una asinella. Devi accettare il suo ragliare, il suo odore un po' selvatico, devi accettare il suo cammino un pochino trottante, diciamo un po' così, no? Ogni tanto devi avere a che fare con la sua testardaggine, ogni tanto, afferrate, per ricordarti, no, che devi stare umile, se vuoi veramente, no, che il re entri nella sua città, il re che viene montato umile, e tu diventi quella condizione di umiltà che il re si degnerà di cavalcare per poter presentarsi alle varie anime. Tu diventi quella condizione lì. E Dio ti cavalcherà, perché dice, lui si è ridotto, come ho fatto io, come fece Salomone, si è ridotto a montare un asino, a rimanere umile. E allora adesso io cavalcherò questo individuo, questo mio figliuolo, ed entrerò nel mio popolo e comincerò a dispensare, a parlare e a salvare, a liberare, a guarire, a ferrare. Questo è il messaggio. Io vi faccio l'esempio, per esempio, non so, quando eravate più piccoli, avete mai giocato con l'aquilone? Io li facevo con i rametti, prendevo quella carta velina, no? Mettevo lo scotch, facevo, no? Facevo, e poi facevo tutti i cosi così per fare la coda. E nelle giornate di vento, con un filo molto lungo, prima si correva, no? Poi se c'era il vento si comincia e si lasciava la lenza, tipo come quando si va a pesca, no? E questo volava in alto. Qualche volta succedeva che a uno gli scappava il filo, e questo filo oramai era troppo in alto, e preso proprio dal vento se ne andava, è come i palloncini, cioè se ne andavano e non li ritrovavi più. Capite il concetto? Un po' l'agnello e l'aquila. Ah, oggi è il tempo dell'aquila, solo l'aquila, capite? Come dire, solo l'oro, solo l'aquila. E l'agnello dov'è? L'agnello che ti deve mantenere nell'umiltà, il sacrificio, la vittima, l'umiliazione, capite? L'aquila, l'aquilone, l'aquila deve avere un filo conduttore, come il serafino che scese, andò e prese il tizzone dall'altare, deve avere questo filo conduttore con l'agnello, cioè con quello che l'agnello ci rappresenta e ci insegna, equivalente del mulo come condizione spirituale di umiltà, afferrate. Ci deve essere questo filo conduttore. Allora, fin quando l'aquilone ha il suo filo in terra, che qualcuno lo tiene, egli vola sospeso dal vento, sta in alto, ha la sua visione alta, fa la vedetta, ma perché qualcuno lo tiene dal basso. Se capita che scivola, cos'è quell'andarsene in giro così, quel vagare, ma stando in alto? È vero, ma prima o poi cadrà. Vuol dire che una persona che magari è anche spirituale, per così dire, se perde questo legame, questo cordone, cosa succede? Che comincia a oltrepassare quella soglia dove dopo diventa preda delle sue immaginazioni. Cioè tutto ciò che è represso, quindi nell'inconscio, tutto ciò che è represso, ok?
come desideri di questo, di quello, cosa vorrebbe lui della opera di Dio, come vorrebbe vedere gli altri, come vorrebbe vedere anche certe dottrine, e tutto ciò che è represso lì, messo là, dopo quella linea si manifesta, prende forma in che cosa? In immaginazioni. Affera, perché? Perché tu non hai più legame con la terra e voli trasportato di qua e di là. Afferrate? Questo è. Davide, quando vide quella donna, si, diciamo tra virgolette, se ne innamorò, ma realmente la desiderò, giusto? Quelle sono cose represse, fratello, capite? Represse, cioè condizioni che esistono nella nostra vita ma sono represse, aspettano soltanto, capite, l'occasione per uscire fuori, si manifesta. È come dire che noi abbiamo una gabbia, tante gabbie di tante bestie feroci, aspettano soltanto l'occasione in cui una gabbia si apre e quello esce fuori, si manifesta. Ed egli fu preda di quella situazione. Perché? Perché la Bibbia descrive che il popolo era andato in guerra, lui ci doveva andare, ma rimase lì bello, tranquillo, a riposarsi, si è fatto la sua passeggiata, come dice, nel cortile, bello, tranquillo. La Bibbia descrive tutto, no, su questo riguardo. Poi tutto un tratto i suoi occhi sono andati a finire là. Perché? Perché lui non si trovava nel posto giusto. E in quel momento, avendo perso quel legame, capite, questa cosa, questo filo conduttore, egli cominciò, i suoi desideri repressi hanno preso forma, egli ha oltrepassato quel confine, è andato per... Afferrate? E chissà quante volte ha preso, io sono il re, ma io me lo posso permettere. L'uomo utilizza le cose di Dio per la sua propria gloria, per il suo benessere, per il suo tornaconto. Capite, fratelli? Quindi questa immagine dell'aquila e l'agnello, o se anche vogliamo dire l'aquila e l'asinello, il filo conduttore deve esserci, ciò che è in alto deve avere un filo conduttore sempre con ciò che ci rappresenta l'umiltà, questi due poli li dobbiamo considerare sempre. Se voi prendete un torrente potentissimo, se non avrebbe gli argini, cosa farebbe? Un disastro. È un torrente, non ho detto un fiume, un torrente, cioè sapete che il torrente, l'acqua del torrente è feroce, cioè va forte, torrente, per questo si chiama torrente, ok? Che infatti manifesta la sua forza subito, poi dopo un po' finisce. Invece il lago, il fiume così continua perché va più piano. Il torrente, se non ha gli argini, quanti sono? Due, afferrate? E anche noi dobbiamo stare dentro a questi due argini. Oh, abbiamo fatto esperienze alte, sì, ma non ti dimenticare dell'altra parte, afferrate? Sono stato ridotto in misero stato, come diceva Davide, come diceva anche Paolo, ma guarda che c'è anche l'altra parte, la parte della gloria, dove tu sei seduto nei luoghi celesti. Da lì tu puoi governare quella situazione, ricordati anche questo, capite? Il nemico viene sempre a oscurarlo, l'uno o l'altro. Nell'oscurare la parte dell'umiltà vuole farti elevare, farti perdere la testa e invaghire di te stesso, e se non di te stesso, delle tue esperienze spirituali, no? E a volte viene a oscurare la parte, chiamiamola celeste, per farti vedere che sei miserabile, che sei proprio niente, che sei di nessun valore, che un disubbidiente, un peccatore, per farti avvilire. Ma Dio ci dia la grazia di mantenere i paletti, come dice in Isaia, anzi in Geremia dice: fatevi dei paletti indicatori. Fratelli, che Dio vi benedica. Amen.